Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione e essere qua con noi questa serata organizzata a Casabella Formazione in collaborazione con la Querini, Fondazione Querini Stampalia, che ringrazio subito per la calorosa ospitalità, per ospitarci in questo luogo. Ringrazio l'Ordine degli Architetti della provincia di Venezia che sostiene l'iniziativa, ci accompagna da anni in queste iniziative. E ovviamente Casa Grande Padana Ceramica, che avete avuto modo di incontrare inizialmente all'ingresso, che ci accompagna da 2 anni in questo progetto di cinema architettura, che in particolare quest'anno ha dedicato a 5 cortometraggi documentari che in varie città d'Italia abbiamo proiettato. Quindi ricordo solo quelli di quest'anno, un'ora con Carlo Scarpa, visto che siamo alla Fondazione Querini, all'interno della banca di Verona, organizzando anche una visita. Abbiamo proiettato il documentario Il potere dell'archivio su Renzo Piano Building Workshop all'interno del Muse, il museo a Trento. Abbiamo proiettato qualche giorno fa al Maxxi a Roma il Solk Institute per il legame di Louis Kahn con la città di Roma, e oggi siamo appunto qui a Venezia per proiettare questo racconto. Sono 6 racconti. Noi guarderemo quello dedicato al Centro Pompidou, che fa parte di un progetto di Wim Wenders del 2014, chiamato Le Cattedrali della Cultura, dove 6 registi fanno 6 racconti di 6 edifici iconici. Noi, proprio con Casa Grande Padana e Casabella Formazione, abbiamo scelto 3 di questi titoli, quindi il Solk a Roma, oggi il Centro Pompidou, e chiuderemo a settembre con la Filarmonica di Berlino di Hans Scharoun, diretto dal regista Wim Wenders, e verrà proiettato all'interno di Casa Baldi, progetto di Paolo Portoghesi, che proprio domani, assieme a Casa Grande Padana, inaugureranno Casa Baldi dopo tanti anni di stato di abbandono. Faranno appunto l'inaugurazione domani, ci saranno delle visite, poi ci sarà un cerimoniale alla Casa dell'Architettura per questo premio Grand Prix. E quindi approfitto appunto. Ringrazio nuovamente la Querini per ospitarci. L'incontro è proprio organizzato in 2 tempi. Guardiamo questo corto, che sono 20-25 minuti, e poi lascerò la parola al professor Dalcò per fare appunto un approfondimento sul Centre Pompidou. Buona visione. Eccoci. Abbiamo vissuto una giornata in questa macchina dell'arte a Parigi. Vi invito o a seguirci nei nostri itinerari di repliche degli altri corti, diciamo, che fanno parte di questa produzione di Wim Wenders, o semplicemente acquistando il DVD per scoprire le altre storie coordinate da Wim Wenders, ma appunto eseguite da 6 registi differenti. A questo punto non mi resta che passare la parola al professor Dalcò per raccontarci la sua visione. Grazie. Buonasera. Funziona? Funziona tutto la Querini, vero? Vi racconterò un'altra storia e quando sarete stufi, se diventerò troppo lungo, non fate altro che dirmelo, perché la storia di un edificio del genere obbliga ad osservare tutto ciò che in questo film non abbiamo visto. Questo film racconta molto approssimativamente una giornata di vita del Centre Pompidou e tende ad accreditare un mito che accompagna quest'opera da tantissimo tempo ormai, ovvero sia che si sia trattato, l'avete sentito nelle parole, che si sia trattato della realizzazione di un'opera che andava contro le convenzioni, gli usi, i costumi del suo tempo, che andava a confliggere con modi di esprimersi della società francese di quell'epoca, siamo intorno agli anni 70, all'inizio degli anni 70 e via dicendo.
un edificio che è una meraviglia della tecnica, della modernità e così via. Io vi racconterò la storia invece di questo edificio, che è completamente diversa da questo. Questo edificio nasce da un progetto politico, da una serie di contingenze storiche e da delle ragioni che difficilmente si colgono semplicemente visitandolo e rimanendo più o meno stupiti, perché vi sono dei capolavori straordinari oppure delle opere inquietanti e meno straordinarie di quelle che, quali quelle che abbiamo visto. Ma in generale è un edificio che pone davvero agli architetti, a tutti coloro che sono interessati a guardare al di là della pelle e delle apparenze di ciò che le costruzioni sono solite comunicare, una serie di domande che vanno bene al di là di quelle che usualmente ci poniamo quando ci chiediamo se un edificio è davvero moderno, se un edificio è davvero rivoluzionario o no. In architettura non ci sono rivoluzioni, non ne sono mai state fatte. L'architettura è un lento progredire della lotta che gli uomini intraprendono per coprire la loro testa dalle intemperie e per proteggersi dalla forza di gravità. È un lento progredire. Se vi è un edificio che più rappresenta, lo rappresenta in maniera radicale questa condizione, è proprio il Centre Pompidou. Ci sono diversi livelli di lettura, naturalmente c'è il livello di lettura che è stato prescelto dai NUS, ma ce ne sono altri, e ce ne sono altri che rispondono alle diverse inclinazioni, interessi culturali, conoscenze che hanno coloro che si occupano di queste opere. E non a caso, per capire la storia del Centre Pompidou bisogna fare un salto indietro. La decisione di assegnare la vittoria al concorso internazionale, erano 670 i concorrenti che parteciparono a quel concorso, appunto, la decisione finale viene presa nel 71. Ma le radici delle decisioni che portano alla costruzione del Centre Pompidou sono diverse, sono un po' più lontane e sicuramente molto più complesse di quanto si sia soliti immaginare. Bisogna tornare a un periodo, a un momento particolare della storia francese, che è rappresentata assai bene da questa figura, di questo grande uomo, di questo grande personaggio, controverso personaggio, ma sicuramente uno dei grandi uomini francesi, che vedete rappresentato qui nelle sue vesti che la storia gli ha assegnato, quello del grande generale che ha portato di nuovo la Francia alla libertà, che ha contribuito alla lotta contro il fascismo, contro il nazismo, contro l'occupazione, che è resistito, che non ha mai piegato la spina dorsale. E così come lo si rappresentava, lo si poteva ammirare sotto l'Arco di Trionfo a Parigi, lo si poteva ammirare in quest'altra veste, nei manifesti che venivano preparati all'École Nationale des Beaux-Arts dagli stessi studenti di architettura di Parigi nel maggio del 1968. E questo è il momento. La storia del Centre Pompidou inizia esattamente il 26 maggio, il 28 maggio del 1968, quando De Gaulle dà al suo primo ministro, il primo ministro dell'epoca, che era un uomo di affascinante cultura, intriso di cultura classica francese, uno di quei bravissimi professori che si incontravano una volta nei licei della Georges Pompidou, dà l'incarico di risolvere questo momento davvero drammatico che la Francia sta vivendo, quando nelle strade di Parigi sembra accadere qualcosa che debba travolgere tutti gli assetti, e la rivoluzione non è più un sogno semplicemente vissuto in terre lontane, nella Russia, nell'immediato dopoguerra in Germania, ma nel primo immediato dopoguerra, nel 19 intendo dire, ma bensì una cosa attuale, una cosa del nostro tempo, del nostro secolo. Naturalmente il maggio del 68 e tutto ciò che il maggio francese ha rappresentato poi per la storia del nostro mondo può essere sottoposto a giudizi e valutazioni diversissime. Non c'è dubbio però che quello che succede nelle strade di Parigi sia davvero
qualcosa che scuote l'opinione pubblica di tutto il mondo e le coscienze di tutto il mondo. Questi sono alcuni dei celebri manifesti, salari leggeri e carri pesanti, e non sono così, ho scelto di farvi vedere questi due manifesti perché sono particolarmente eloquenti di qualche cosa che sta succedendo. Qual è la parola d'ordine? Molto semplice, che De Gaulle, un generale, trasmette al suo primo ministro Pompidou: la Chenli no, la réforme oui. Chenli è una parola che in Francia ha tantissimi diversi significati, risale alla tradizione letteraria del Seicento, ma poi ha assunto diverse declinazioni, una delle quali è rappresentata da una figura del carnevale parigino, che è un personaggio che si fa la popò addosso. E Chenli è usata invece nel linguaggio dei militari per dire la confusione, la mancanza di regole, l'anarchia nei reparti militari. Quindi la parola d'ordine di De Gaulle è particolarmente forte, usa i termini da caserma. Nel suo paese usa termini da caserma, non fate più confusione. Ma la risposta degli studenti è no, la confusione sei tu, o meglio, sei tu quello che ti fai la popò addosso. Questo significa esattamente questo manifesto. De Gaulle, nel montare degli eventi e delle manifestazioni che coinvolgono tutta la Francia, il 28 aprile, non mi ricordo, il 28 maggio, sì, il 28 maggio, scendono, la Francia si ferma, sono 10 milioni, non sono più solo gli studenti, ma sono 10 milioni i lavoratori che smettono di lavorare. E da qui il significato del secondo manifesto: i salari sono sempre più leggeri, i carri armati diventano sempre più pesanti. A questo punto De Gaulle, dopo aver impartito quella direttiva sia alle riforme no al casino, si avvale di questi due personaggi che vedete che ritornano nella storia della Francia. Quello alla vostra destra è Georges Pompidou, che sarà il suo successore, che sarà il successore di De Gaulle. Quello che è alla vostra sinistra invece è Jacques Chirac, ed è il ministro che tratterà con i sindacati per trovare un accordo affinché i salari aumentino un pochino anche in Francia. Questi due sono i protagonisti, diciamo, del maggio 68, ma De Gaulle ha un'arma che giustifica ulteriormente il significato di questo manifesto. Un suo fedelissimo, il generale Massu, che dal 40 praticamente, a capo delle truppe distaccate nel Chad, si era sempre schierato alla parte di De Gaulle, era diventato il comandante delle truppe di occupazione francese in Germania. E improvvisamente, un certo giorno, nessuno sa in Francia, ed è provato dalla storia, non sa, il 28 aprile del 1968, nessuno sa dove sia De Gaulle. E non lo sanno nemmeno all'Eliseo, nessuno lo sa. È partito con un suo fedele autista per una destinazione ignota. In realtà si è recato da Massu. Si è recato da Massu in Germania, ai confini della Germania, e gli ha chiesto: tu mi sarai fedele sempre? Cioè le principali forze armate che sono dislocate, le più moderne, meglio equipaggiate, che sono dislocate in Germania, io potrò sempre contare su di voi. E Massu ti dà il suo appoggio, naturalmente. Ci sono varie divertentissime relazioni su quell'incontro, una delle quali la più nota e la più accreditata, è che De Gaulle, scendendo come il vecchio generale di fronte a questo suo collega che gli era stato sempre fedele, gli si rivolge e gli dice: ma sì, vous êtes toujours un con, lei è sempre un coglione, per salutarlo. E lui gli fa: oui mon général, je suis toujours égoliste. E così
questo rapporto si risalda e De Gaulle ha la possibilità di chiudere la vicenda del maggio francese, ma da lì a poco è costretto a rassegnare le dimissioni, ad andarsene, e sarà Pompidou a raccogliere gli esiti di quel maggio che aveva posto la Francia di fronte al problema di fondo: come essere protagonista nel mondo di grandissime radicali trasformazioni e come riconquistare il ruolo di una delle più grandi potenze del mondo, e quindi di contrastare in tutte le maniere la supremazia americana. Vedete la cosa strana che la storia ti pone davanti improvvisamente: il maggio francese, gauchiste, di sinistra, comunisti, rivoluzionari, maoisti, sicuramente anti-americani, eccetera, eccetera. Chi raccoglie questa bandiera è il presidente conservatore della Francia, Pompidou, che davvero pone in essere una strenua, radicale competizione con gli Stati Uniti soprattutto. E questa competizione ha dei risvolti molto molto particolari. Nel gennaio del 70 volano i primi Concorde, sono degli aerei meravigliosi, in pochissimo tempo ti portano da Parigi a New York, dovrebbero portarti a New York, gli americani non li fanno atterrare a New York. La vita del Concorde da quel momento è segnata. La competizione che gli americani ingaggiano con la Francia, con questo grande processo di modernizzazione francese, segna la vita di questo vero e proprio exploit tecnologico che la Francia aveva compiuto alleandosi con l'Inghilterra. Il Concorde non vola a New York, quindi non copre la tratta più redditizia per la quale era stato pensato. Deve volare in Brasile, deve volare negli Emirati Arabi e così via. Allo stesso tempo la Francia capisce che uno degli strumenti fondamentali che il potere mondiale degli Stati Uniti utilizza è il petrolio. Gli Stati Uniti hanno il petrolio, la Francia non ha il petrolio. Da qui un colossale programma di costruzioni di centrali nucleari, la messa a punto di tecnologie che saranno all'avanguardia per moltissimo tempo, e quindi questa indipendenza ricercata nei settori più vitali, l'alta tecnologia, gli aeroplani da un lato, le centrali nucleari dall'altro, e un programma di modernizzazione della città, del proprio assetto. E prima di tutto un grande programma di modernizzazione di Parigi, puntando sulla creazione, siamo ben lontani ancora dal momento in cui si arriverà alla decisione di bandire il concorso per il Centre Pompidou, di modernizzazione delle istituzioni culturali. Perché? Perché un altro dei grandi aspetti della competizione con gli Stati Uniti è quello di ridare a Parigi il suo ruolo di capitale culturale del mondo, che aveva perduto, che era andata perdendo. Se voi pensate ai grandi musei americani, il Centre Pompidou nasce anche come risposta allo strapotere del Museo Modern Art, di tutti i grandi musei di New York e via dicendo. Una struttura culturale nuova garantita e voluta dallo Stato. Identificazione, l'altro grande modello, è lo Stato francese, non il capitalismo americano, non sono i Rockefeller, in altre parole, i costruttori del Museo Modern Art, i protagonisti ai quali la Francia si rivolge, ma è a se stessa, è allo Stato. Ed è lo Stato che deve provvedere a fare tutto ciò che è necessario, immaginando per prima cosa di costruire una gigantesca, grandissima biblioteca proprio nel centro di Parigi. Ahimè, il progetto di costruire questa grande biblioteca implica la distruzione. C'è un PowerPoint? No. Un puntatorino? No, non importa. Una lucetta? Altrimenti posso usare l'accendino. Di quella parte che vedete lì, un po' sulla destra, una parte magnifica di Parigi che tanti di voi, più anziani di voi, quelli perlomeno che hanno la mia età, hanno conosciuto e frequentato e che adesso non c'è più. Si tratta del mercato delle Halles. Qui le
cose si complicano. Il mercato delle ali viene distrutto per molto tempo, in maniera del tutto impropria. A Piano, Rogers e i loro collaboratori ed amici verrà imputato la distruzione di questo magnifico complesso che era ma non c'entrano niente, le due storie sono completamente separate. Semplicemente le Halles sono vicine a Plateau-Beaubourg, dove il Centre Pompidou verrà poi realizzato. Sono un'opera magnifica dell'Ottocento. Fantastico. No. Solo il puntatore. Sì, qual è? Questo? Questo qua. Perfetto. Perfetto, grazie. Un edificio che porta alle estreme conseguenze tutto quello che era stato conquistato dalla tecnologia costruttiva dell'Ottocento. Un edificio che intanto aveva al suo centro, al suo cuore, ciò che è caratteristico del nostro tempo. La leggerezza, la levità. Le colonne in ghisa erano sottilissime, il vetro era leggero, era un edificio assolutamente moderno, ma non era moderno soltanto per questi suoi aspetti. Era moderno perché le Halles vennero costruite su progetto di un grande architetto che si chiamava Baltard, vennero costruite alla metà dell'Ottocento, vennero costruite come un meccano, come un giochino di meccano. Tutte le parti vennero scomposte e poi rimontate. Ecco, il principio del montaggio è lo stesso principio, uguale, identico, che vedremo all'opera nel Centre Pompidou. Non c'è una differenza sostanziale. È il processo di scomposizione dell'organismo architettonico in tante parti che possono essere riprodotte meccanicamente. Da questo punto di vista le Halles è un edificio straordinario. Qui vedete le Halles mentre vengono distrutte, ci si metterà molti anni dopo per decidere che cosa fare al suo posto, ottenendo i miserrimi risultati che oggi si possono ammirare a Parigi, nell'area appunto una volta occupata dai mercati generali della città. I mercati vanno in periferia e arriva Pompidou alla guida del governo. E vicino alle Halles c'è questo spazio, questo è il Plateau Beaubourg. È difficile acconsentire con tutti coloro che naturalmente quando l'idea di costruire quello che diventerà poi il Centre Pompidou, ovviamente verrà nominato in onore di Pompidou dopo la morte di Pompidou, il Centre realizzato da Piano e Rogers. Ma tutti coloro che si oppongono a questa costruzione parlano di questa nuova ipotesi di costruire una grande, non è un museo, la cosa straordinaria, rileggendo tutti i documenti che ci sono pervenuti, è anche il testo del bando di concorso, cioè quello che gli architetti ricevono per fare poi il progetto, e che non si dice che edificio si vuole. Non è chiaro che cosa debba essere questa cosa. Deve essere una cosa inedita, deve essere un luogo per la maturazione della cultura francese, per la possibilità di esprimersi della cultura francese. Deve sì contenere una biblioteca, ma non quella meravigliosa biblioteca che ci ha raccontato il film, una biblioteca. Deve essere un centro interdisciplinare, ma non è affatto chiaro che cosa si vuole fare. Nonostante tutto ciò, l'occupazione di questo sterminato parcheggio che qui vedete, questo brandello di Parigi abbandonato, per molti è uno sfregio alla città, come spesso accade quando nelle città ci si appresta a realizzare o si vuole realizzare qualche cosa di nuovo, qualsiasi ipotesi di trasformazione di porzioni della città viene interpretato, assunto come uno sfregio. Ma uno sfregio a che cosa? A questo terreno abbandonato si susseguono molte discussioni e così si arriva comunque a bandire questo concorso. Concorso ha un successo straordinario, planetario, partecipano architetti di tutto il mondo, 600 mi pare,
ho già detto, mi pare 671 sono le persone che vengono coinvolte, gli architetti che presentano le loro proposte. Alcune sono proposte straordinarie, sono bellissimi i progetti. Inaspettatamente, questo lo saltiamo perché ci porta troppo lontano, veramente avete bisogno di 2 ore per capire come stanno insieme queste cose dal punto di vista costruttivo, però senza di questo non ci sarebbe il Centre Pompidou. E in particolare questa è un'immagine molto significativa che volevo mostrare, su cui devo soffermarmi un momento, perché siamo ancora agli antipodi. E spostarci improvvisamente a Sydney, in Australia, per spiegare che cos'è il Centre Pompidou può sorprendere, ma le strade della conoscenza, le strade dell'architettura si intrecciano spessissimo nelle maniere più inaspettate che si possa credere. Tra coloro che formano questo giovanissimo gruppo di progettisti guidato da Renzo Piano, trentenne, una modestissima esperienza all'epoca, e un inglese di 2 anni più anziano, Richard Rogers, anche lui con una piccola esperienza. In pratica sostanzialmente anche loro avevano cominciato, come spessissimo accade agli architetti, di trovare o un padre o una madre o uno zio o un parente o un amico della mamma, del papà, dello zio che ti dà fiducia e ti dà da fare una casa. Questo era successo anche a loro. Tra loro, accanto a loro però, vi era uno straordinario architetto, uno straordinario ingegnere, che era stato proiettato dalle vicende della vita a risolvere un problema irrisolubile. La costruzione della Sydney Opera House, il progetto è di un grande architetto danese, Jørn Utzon, aveva suscitato le perplessità di tutti. Nervi, che certamente sapeva costruire in maniera straordinaria i suoi edifici, in una sintesi molto, molto rapida, non lo si può costruire. Felix Candela, un altro dei grandi costruttori del Novecento, dei grandi ingegneri del Novecento, dice semplicemente è un'idiozia, è contrario a qualsiasi regola. Ci sono però delle persone che tentano di realizzare questa cosa che non può obiettivamente stare facilmente in piedi. Infatti la storia della Sydney Opera House è estremamente controversa e si risolverà nel momento in cui Utzon abbandonerà il cantiere dell'opera e si metterà tutto nelle mani di un gruppo di ingegneri inglesi, Ove Arup in particolare, che con moltissimi compromessi e manomissioni riusciranno a darci qualche cosa che rassomiglia in qualche maniera a quell'idea. Tra coloro, tra i giovanissimi architetti inglesi che vengono deportati da Londra a Sydney, da Ove Arup, vi è Peter Rice, giovanissimo, geniale, un genio assoluto, perché le sue competenze erano maturate sull'esperienza. Non era un grandissimo calcolatore, non era un grande studioso, ma aveva una formidabile esperienza, la capacità di trarre dall'esperienza tutto ciò che è possibile. Il Centre Pompidou senza Peter Rice non ci sarebbe. È lui uno dei progettisti che calcola questa, fa stare in piedi questa struttura. Ma non basta, perché le cose si fanno stare in piedi quando si sa a che cosa servono. Noi abbiamo delle gambe che si muovono perché deambuliamo. Ma se io ho 2 gambe e non so che cosa me ne faccio, il problema è grave. Ora, quando si fa il Centre Pompidou non si sa che cosa ci va dentro in questo edificio.
e come dovrà funzionare. Si sa soltanto che due giovani, questi che vedete, hanno vinto, questi sono i loro studi al loro debutto, questo è il gruppo di persone che fa il Centre Pompidou, che fa il progetto per il Centre Pompidou. In basso c'è Richard Rogers, in alto vedete con la barba Renzo Piano, assai diverso da adesso. Che cosa passava nella testa di questi giovani? Non abbiamo ancora cominciato a parlare del loro progetto, ma vediamo che cosa gli passava per la testa in quella Londra che potevano vivere, perché se a Parigi nel 68 avevano vissuto, come dire, l'atmosfera della rivoluzione, delle grandi manifestazioni, eccetera, a Londra, dove lavoravano e il Piano insegnava in quell'epoca a Londra con Richard Rogers, vivevano un altro tipo di esperienza. Nell'architettura, ciò che ha trasformato la musica, il modo di abbigliarsi, il teatro e via dicendo, ha assunto una rappresentazione particolare, particolarmente interessante. Si forma un gruppo che si chiama Archigram. Non fanno dei progetti, pubblicano delle riviste a bassissimo costo, delle pubblicazioni fatte col ciclostile, in cui mescolano tutto ciò che passa per la loro testa, un mondo futuribile, il mondo dei fumetti. Insomma, accade qualche cosa che è particolarissimo e che è alla base di quella rivoluzione degli anni 60, della fine degli anni 60 londinesi, lo scomparire della differenza tra ciò che noi riteniamo alto e ciò che è basso nelle nostre manifestazioni di vita, nei nostri modi di vita e soprattutto nei valori culturali che coltiviamo. Non vi è una cultura alta e una cultura bassa. Ci si può esprimere col linguaggio dei fumetti, si possono inventare città fantastiche come in questo caso, dove ovviamente ciò che ne soffre è il fatto che queste hanno assai poco a che fare con l'architettura. Facile immaginare dei palloni aerostatici che reggono le coperture di una città, ma tutto questo non si potrà mai fare. Ci sono delle leggi di fondo, quelle a cui accennavo prima di tutto, e prima di tutto la legge di gravità, e l'architettura la si fa confrontandosi con quella cosa. Dopo si possono sognare. E da questi sogni qualche cosa può entrare a far parte anche delle esperienze, dei modi di fare di coloro che invece l'architettura la devono praticare secondo le regole di fondo. Questi sono alcuni dei progetti. Plug-in University era un modo assai intelligente. Siamo nel 1965. Non si parlava ancora di plug-in, non c'erano ancora le automobili, non c'erano ancora i nostri telefonini, gli iPhone, eccetera, eccetera. Un'università che fosse immaginata come un luogo dove ci si poteva connettere e tramite dei primitivi strumenti ci si potesse addottorare, imparare, frequentare. Oppure, ancora prima di loro, questo che vedete, questo disegno, è il padre formale del Centre Pompidou. Non è nato da una rivoluzione del 1971 il Centre Pompidou, ma nasce da queste idee. Frederick Price, poi siamo in Inghilterra sempre, per capire tutto quello che vi sto dicendo, per inquadrare, non per capire, ma per inquadrare tutto quello che vi sto dicendo riguardo all'Inghilterra, dovete sempre pensare che rispetto a noi, alla vecchia Europa, anche alla più martoriata Europa, dalla guerra dell'Europa, delle parti dell'Europa, delle nazioni europee, la austerità inglese possegue tantissimo. Ancora negli anni 60 c'è il razionamento in Inghilterra. E allora si capisce il significato di questo progetto, di questo signore, Frederick Price, fatto per John Littlewood, che era una grandissima impresaria teatrale comunista, innamorata del teatro rivoluzionario russo, che cercava di riproporlo nelle
nelle città operaie inglesi e via dicendo, questa idea di riutilizzare delle grandi strutture industriali per creare dei luoghi di aggregazione in questi ambienti urbani dominati semplicemente dall'alienazione del lavoro nelle grandi fabbriche. Questa idea, spazi flessibili, che vedete potevano trasformarsi in un teatro, in qualsiasi altra cosa, strutture aperte, ecco. Prima abbiamo incontrato, parlando di un edificio costruito intorno al 1850, le Aldi Baltar, abbiamo parlato, introdotto due concetti, la leggerezza e la riproducibilità, e l'uso naturalmente di materiali particolarmente avanzati, quali la ghisa, il vetro e via dicendo. Ma non sono tanto i materiali, sono le due concezioni di fondo, la leggerezza e la riproducibilità. Qui abbiamo un altro, appare un'altra dominante, che è la trasparenza degli spazi, spazi continui. Che cosa meglio allora era fare per il Centre Pompidou, che non prevedeva un programma, che non diceva che cosa di dentro si sarebbe dovuto mettere, se non immaginare dei grandi spazi continui? Il Centre Pompidou è figlio di questi tre principi, ne incontreremo altri. Non sono sicuramente rivoluzionari del 1971, riproducibilità, leggerezza, trasparenza e continuità dello sviluppo degli spazi orizzontali. Esattamente come in questi disegni appunto di Cedric Price che vedete. Ed ecco anche dal punto di vista figurativo quanto sia vicino il primo disegno, questa è la prospetto del progetto di concorso che si impone in questa competizione organizzata dal Ministero francese della Cultura con una grande intelligenza. Pompidou non si fida affatto del suo ministero, non si affida affatto dei suoi ministri, crea una struttura apposta e ci mette i più bravi che egli aveva potuto sperimentare, conoscere nell'epoca della ricostruzione francese, i più indipendenti, i più bravi. Così il Centre Pompidou prende forma anche per merito della genialità di Georges Pompidou, che impone due cose. Uno, che sia predisposta una struttura indipendente fatta da tecnici bravissimi, uomini indipendente da qualsiasi collocazione amministrativa dentro l'apparato amministrativo francese. Una giuria straordinaria. Quella che la vedete qui rappresentata comprende Oscar Niemeyer, l'uomo di Brasilia, Frank Francis, il direttore di tutte le biblioteche inglesi, Émile Alliot, un francese, Philip Johnson, uno dei massimi architetti inglesi, Willem Sandberg, un personaggio straordinario, credeva nella reincarnazione, era uno dei più geniali inventori di carattere che ci siano stati, un olandese fantastico, Émile Alliot, francese, e a guidarli Jean Prouvé. Per qualsiasi architetto, per qualsiasi studente di architettura, il nome di Jean Prouvé dovrebbe oggi risuonare altrettanto forte di quello dei grandissimi architetti di ogni tempo. Jean Prouvé è un personaggio straordinario, un architetto che si forma da operaio della forgia, come lui si definisce, che così impara a lavorare l'acciaio, il ferro e l'acciaio nell'officina d'artigiano di suo padre, che sarà uno dei più grandi innovatori di tutte le strutture francesi, di tutte le costruzioni francesi. Uno straordinario innovatore. Jean Prouvé, ricordatevelo, è a dirigere questa giuria. Naturalmente, ovviamente, tutti gli architetti francesi si indignano perché Jean Prouvé non è un architetto normale, non è iscritto alle loro corporazioni, non ne fa parte, pur essendo lui Jean Prouvé.
pur avendo lasciato già costruito delle opere straordinarie in tutta la Francia, che ci vorrebbe un intero pomeriggio per illustrarle. Un uomo integerrimo, da tutti ritenuto integerrimo. Bene, tra 600, un miracolo, 671 progetti presentati, tutti votano per il progetto di Piano e Rogers. Tutti, eccetto uno. Per secoli, per tanti anni, tutti a chiedersi, ma chi era? È facile, era il francese. E adesso vi spiegherò perché necessariamente si trattava del francese. Cioè di uno di coloro che accusavano Prouvé, che era questo indiscutibile personaggio, qui lo vedete, quando giovane, qui quando disegna, non lo fanno mai entrare naturalmente all'università, naturalmente. Disegna all'École d'Art et Métier, insegna all'École d'Art et Métier. E questo è Philip Johnson, ripreso, Jean Prouvé, sindaco comunista di Nancy dopo la fine della guerra, dopo il 1945, Philip Johnson, seriamente compromesso con i nazisti russi, con i nazisti americani e amico dei nazisti tedeschi. Due mondi completamente opposti, ma è Philip Johnson che insieme a Jean Prouvé illustra, vedete qui proprio la foto di quel momento, illustra le qualità del progetto di Piano e Roger, che è questo, più o meno il modello, questo è il modello originale, questo è uno schizzo fatto a posteriori di Piano, e qui vediamo come l'edificio viene concepito. Ricordiamoci i principi: leggerezza, riproducibilità, continuità degli spazi. Quindi, se noi abbiamo, tutti noi abbiamo un'idea di come si organizza uno spazio continuo, indiviso, dobbiamo pensare che le strutture che lo leggono in piedi, perché poi c'è sempre questo problema della legge di gravità, con quale bisogna fare i conti, perché non si possono fare dei palloncini, aggrappare come facevano quegli spiritosi avanguardisti inglesi nei progetti che prima vi ho fatto vedere. Bene, a questo punto bisogna portare fuori, più lontani possibili, tutto fuori. Bisogna portare fuori le scale, bisogna portare fuori i pilastri, bisogna portare fuori i condotti dell'aria condizionata, bisogna portare tutto fuori. Se vuoi che lo spazio sia davvero attraversabile, continuamente attraversabile, in altri termini, così come loro lo presentano, come Piano e Rogers lo presentano, siano cinque grandi piazze di città vuote e attraversabili, continuamente attraversabili, si tratta di eliminare tutto ciò che in una piazza preclude la percorribilità in tutte le direzioni. Lo spirito del progetto è essenzialmente questo, non credo che vi siano altre idee di fondo. Oltre naturalmente quello di pensare che si sta realizzando un'opera straordinaria, e vedete qui il primo gruppo di architetti che si radunano nel primo scavo che viene fatto per le fondazioni del Centre Pompidou. Vedete chiaramente che vi è anche chi pensa, è l'epoca, chi pensa che sia un momento politico particolarmente significativo. E nasce da questo una leggenda che Piano e Rogers continuano ad alimentare naturalmente, comprensibilmente, secondo la quale loro sono stati, e queste sono le parole che Piano usa in continuazione, noi siamo stati come i pagliacci, i saltimbanchi, nelle corti dei grandi principi rinascimentali. Coloro, i pagliacci, i buffoni, che possono dire al principe quello che nessun altro gli può dire, che possono fare tutto quello che
agli altri è precluso, perché tanto sono dei buffoni. In realtà la storia del Centre Pompidou è che i buffoni sono gli architetti, ed è veramente il principe quello che stabilisce ogni passaggio e ogni momento delle decisioni che portano alla costruzione dell'opera. L'altro aspetto, e qui c'è una lezione, perché non vorrei sembrarvi del tutto incapace di cogliere la straordinaria novità che vi è nella realizzazione del Centre Pompidou, lo studio di Parigi che si forma, è formato da persone che parlano 11 lingue diverse. Ora, se vedete il numero degli addetti allo studio di Parigi, vedete che erano pochi, cioè che tutti parlavano una lingua diversa dall'altra. Venivano da ogni parte, da tutto il mondo. Uno degli ultimi collaboratori strettissimi di Piano, che dal 71 è rimasto fino ad oggi con Piano, viene dal Giappone, ad esempio, perché è attirato dall'ipotesi di realizzare questo edificio così straordinario. Pompidou ha un ruolo, di prima persona. È una storia conosciuta. Quando Piano e Roger ricevono l'annuncio che hanno vinto questo concorso, naturalmente non ci credono, ma dopo un po' si convincono e seguono ciò che l'Eliseo gli chiede di fare, di andare a Parigi, perché hanno vinto il concorso e quindi verranno ricevuti da Pompidou. E così è, e loro vanno, Presidente gli spiega quale importanza egli annetta a questa impresa e via dicendo, e poi dice alla fine: guardate, questa è la persona, presente un signore, che risponderà a qualsiasi vostra domanda. Voi potete chiamarlo in qualsiasi momento, potete venire da me e parlare con me. Fatto questo bel discorso, dice: avete delle domande da farmi? E naturalmente tutti rimangono zitti, eccetto Richard Rogers, che si alza e dice: sì, signor Presidente, io avrei una domanda da farle. Quale? Vorrei che lei mi facesse un autografo. E Pompidou lo guarda: un autografo? Sì, perché lo vorrei portare ai miei figli a Londra, perché non crederanno mai che io oggi sia stato qui altrimenti. Questo è lo spirito con cui inizia l'avventura della costruzione di questa cosa qua che vedete, che va molto rapidamente, scardinando gran parte dei modi di lavorare degli architetti francesi. In Francia, nello studio che prima avete visto, di quei giovani che avete visto, la parola d'ordine, che ancora riecheggia, gli architetti francesi vanno a letto presto, sono abituati ad andare a letto presto. Chi fa il mestiere dell'architetto, che ha partecipato a dei concorsi, eccetera, sa che raramente si va a letto presto quando si fanno queste cose. Ma gli architetti francesi vanno a letto presto, perché gli architetti francesi fanno lo schizzo, fanno il disegno e poi lo danno alle imprese che lo costruiscono e non hanno alcun controllo sull'opera. Per il Centre Pompidou le decisioni culturali di Rogers e Piano erano opposte a tutto questo, e soprattutto quelli che loro proponevano di fare le imprese non lo sapevano fare. E questo ha cambiato completamente le regole del gioco. Non era più il modo in cui tradizionalmente venivano costruiti gli edifici in Francia, ma bensì un modo completamente diverso. Un'altra delle caratteristiche del Centre Pompidou era che, stando quei principi che prima vi ho detto, le sue facciate dovessero cambiare continuamente. Un utile informatif. Una macchina per informare. Vi ricordate, prima vi ho parlato di un progetto fatto dai
radicali, architetti londinesi, Archigan, Plug-in University, trova espressione in questo. Una grande macchina fatta di schermi più o meno giganteschi, dove addirittura il programma era che uno potesse arrivare lì e scrivere: sono innamorato di te, Marie. Che fosse una macchina per informare, per permettere a tutti l'accesso a un'informazione, appunto immaginando questi piani come delle grandi piazze da attraversare, e sulle piazze ciascuno potesse scrivere, come avviene, quello che voleva. Partecipazione massima da questo punto di vista. I modelli strutturali sono sostanzialmente due. Uno è rappresentato da ricostruzioni fatte per le Olimpiadi di Monaco del 1968, le strutture appese, come funzionano le strutture appese. Ma ancora di più è questo straordinarissimo edificio che viene realizzato a Osaka per l'esposizione universale da Kenzo Tange. Ora, come vedete anche da questa immagine, il principio è esattamente quello che vi ho descritto: concentrare i supporti in maniera da liberare al massimo gli spazi, renderli perfettamente trasparenti. Kenzo Tange usa una invenzione tedesca, che è quel nodo, quel che vedete, tantissimi, tutti i nodi dove si avvitano i puntoni, sono dei nodi Mero, per il nome di un ingegnere tedesco, che avvitano tutti questi puntoni. Che cos'è questa? È una struttura fatta per parti. È una struttura continua fatta per parti. Quindi, portando all'estremo il montaggio, ma ha delle grandi implicazioni. È molto alta. La copertura è molto molto alta. E più si va, più aumenta la luce della copertura, più la copertura diventa alta, più è necessario moltiplicare quei nodi, più è necessario moltiplicare quelle parti. Ora invece, quando si arriva alla definizione del progetto del Centre Pompidou, è chiaro, le leggi parigine, le normative parigine impediscono di superare una certa altezza, e per mantenere il rispetto del programma bisogna stringere l'altezza dei piani il più possibile e quindi ridurre al massimo questa enorme, da qui fino alla copertura, spessore della copertura stessa fatta per parti. I francesi non lo sanno fare. I francesi non ci riescono. Ai francesi riesce di fare le colonne verticali. Piano e Rogers pensano di utilizzare le colonne verticali nel primo progetto come i depositi per l'acqua antincendio, ma poi l'idea verrà abbandonata, verrà superata. Ai francesi non rimane che fare questa parte, queste colonne verticali, ma la parte complicata la fanno i tedeschi e li fa la Krupp. E sono queste travi Gerber che qui vedete, che a differenza delle travi Mero che abbiamo visto del sistema Mero che abbiamo visto in precedenza, sono fatte in un unico pezzo. Per cui sono unici pezzi che vengono montati, ma come pezzi già finiti per le loro prestazioni strutturali che non dipendono dal montaggio. Ovvero sia, ciò che si ottiene con il montaggio delle parti è una prestazione, quello che avevamo visto nelle Aldi Bartard o nel padiglione di Osaka, sono fatte, rese possibili dal montaggio delle parti. Solo alla fine del montaggio noi abbiamo una prestazione tale che l'edificio funziona staticamente in maniera corretta. Queste parti invece sono concluse, sono fatte,
già concluse e si chiamano Warren. Sono delle vecchie travi Warren e sono fatte così. E vedete che hanno una particolarità. In questo punto vi è una sorta di sella. Le travi Warren arrivano a Parigi in questa maniera. Arrivano a essere montate 7 travi alla settimana, cioè una prestazione straordinaria se ci pensate. Se pensate che per trasportarli bisognava saldare tutti i tombini su cui passavano i camion in quel periodo. Ed ecco le travi Warren montate. Perché si scelgono queste travi? Intanto perché la luce che permettono di garantire, le prestazioni sono molto alte rispetto ad altre tipologie di travi. Poi perché Peter Rice, invece di adottare le tradizionali trave Firendel, che sono anch'esse traforate, eccetera, eccetera, sceglie queste perché più trasparenti alla luce e più leggere. E individua anche un'ulteriore soluzione, vedete? Per alleggerirle raddoppia questo tirante sottostante che pur tuttavia diventa anch'esso trasparente. Ma non basta. Quelle travi, come le vedete qua, immaginate così, troppo lungo, se devo finire? Siete stufi? No? Non si appoggiano in questo punto su dei montanti. È possibile guadagnare altri metri di luminosità. E qui l'invenzione di Peter Rice di questo elemento che si chiama gerberette. Tutti hanno scritto pagine. Piano, Rogers avevano 30 anni, erano giovani, erano a Parigi, si andavano a divertire la sera, andavano hanno chiamato questo pezzo, Peter Rice l'ha chiamato come una delle tante Jeanette amiche che si incontrano nella vita, che dei giovani possono incontrare nella vita di Parigi. No, non è così. Non è una signora parigina la mamma della gerberette, che ha questa forma, vedete? Questo è il punto in cui si inserisce quella U della trave Warren che prima vi ho fatto vedere. Qui, questa è la sezione, questa è la pianta, qui si inseriscono le colonne prodotte dai francesi, qui si inserisce un elemento fuso che viene a bloccare il movimento della trave. In questo punto si inseriscono dei cavi che tendono verso il basso, che tirano verso il basso. Per questo prima vi ho parlato, vi ho detto che un altro dei modelli del Centre Pompidou erano le coperture dello stadio di Monaco di Fray Otto. Bene, questa è la gerberette. Questi sono i calcoli delle tensioni e questo come vengono prodotte. Ma nemmeno la Krupp le sa fare, perché sono dei pezzi di fonderia ottocenteschi. Quindi il più moderno, come avete sentito, il più innovativo, il più straordinario degli edifici si fa con una tecnologia dell'Ottocento, con la forgia. E senza questo pezzo di Ottocento l'edificio non ci sarebbe. Ma c'è qualche cosa di più. Vedete? Appunto un'immagine da vecchia e qui non sono che un operaio, diceva Prouvé, che giudicherà tutto ciò. Andiamo avanti. Tra Prouvé e Piano si stabilisce un rapporto. Jean Prouvé est un morceau de notre vie, dice Piano.
Ed è un rapporto che è continuato anche molto dopo. Questo è quanto provvedice della costruzione del Boburg, ma lì ci sono quelle immagini che riconducono all'origine del mestiere, che è quello di essere delle forge. Ed ecco lo schema di funzionamento statico del Pompidou. Le colonne, che erano state pensate come contenitori d'acqua, la trave Gerber, e in questo punto la trave Warren, e in questo punto la Gerberetta. La Gerberetta è in parte fuori e in parte dentro rispetto all'asse della colonna principale, e sulla sua testa si appoggia, viene calata con una gru, si appoggia la trave Warren. Questo è il funzionamento, il meccanismo. Vedete il cavo di tensione, le fasi del montaggio, come le gerberette funzionano. Capite facilmente che tutto quello che abbiamo detto fino adesso è qui perfettamente realizzato. Un grande piano all'interno, la cui luce corrisponde a quelle delle travi Warren più la testata delle gerberette, più altre due luci non interrotte. Ma le gerberette, che per sostenere le travi Warren devono essere tirate verso il basso dai cavi, contengono tutto ciò che non si vuole avere all'interno, principalmente tutti i trasporti verticali, tutte le scale, tutto ciò che va verso l'alto, tutto sta lì fuori. Questo spazio, tra, qui vedete già la trave Warren montata, si è recuperato questo intervallo di spazio ulteriore, e qui c'è tutto lo spazio necessario per trasferire fuori quanto serve. Una straordinaria opera, diranno, di un architetto italiano, un architetto inglese, un ingegnere inglese, è il Centre Pompidou, una straordinaria opera di fonditori tedeschi e di operai algerini. Quando queste travi arrivano a Parigi nella notte, hanno ben stampigliato il marchio Krupp. Operai algerini passano tutto il resto del giorno a cancellarlo. Perché il Centre Pompidou era anche questo. Vedete le travi come venivano alzate dai camion, bisognava appoggiarle rovesciate e poi rirovesciarle in altezza, e così si costruisce molto facilmente. E questo è il momento in cui la trave Warren entra, si appoggia alla sua gerberetta, eccolo qui. Ma questo sistema è un sistema che permette di utilizzare una sella, ovvero sia un elemento appoggiato sull'altro, un elemento rigido tenuto fermo appoggiato su un elemento libero, la trave Warren, la gerberetta fissa. La sella non trasmette momenti di flessione. Immagino che per gli architetti sia semplice pensarlo, capirlo, vederlo, ma ogni trave tende a piegarsi per il suo stesso peso. Più si allunga, più la trave tende a piegarsi. Se qui noi mettiamo un punto di appoggio, si riduce la luce e non si trasmette l'intera lunghezza della luce, ma bensì soltanto la flessione della trave. In altri termini, la gerberetta non contribuisce ad ampliare la luce della trave e quindi il momento flettente. C'è una cosa per disegnare, però si potrebbe fare. È facilmente fattibile, però è comprensibile. Ogni oggetto ha la sua flessione, più lo si allunga, se questo è continuo, maggiore è la flessione. Se si interrompe la lunghezza
e si crea una sella, dovete proprio immaginare una L come questa, lì non c'è trasmissione di momento flettente. Questa scoperta, per cui questa parte si chiama Gerberette, non è nata né in un bistro parigino né in una sala da ballo, ma nel ponte che Heinrich Gerber, un grande ingegnere della municipalità della Baviera, aveva costruito a Hassfurt nel 1867. Il più moderno degli edifici del mondo ha come padre un ingegnere tedesco nel 1867. Ah, ecco come funziona la sella Gerber, mi ero dimenticato che avevo fatto dei disegnini. C'era il disegno di una sella, questa. In B è una cerniera che non trasmette il momento flettente, che è qui rappresentato in questa maniera, naturalmente in maniera tale da risultare comprensibile anche a mia figlia Bastiana quando aveva 11 anni, 12 anni, per cui le facevo questi disegnini per spiegarle. Infatti lei ha deciso di fare l'avvocato. E questo è come funziona il ponte di Hassfurt, che qui vedete, qui ci sono le selle, qui abbiamo un momento flettente ma che è diverso da quello che vi è tra questo punto e questo punto, perché vi è la sella, e qui vediamo come funziona il Centre Pompidou. È uguale, totalmente uguale. E Peter Rice lo dice perfettamente. Ed ecco qui come funziona la Gerberette, come la montano, come va veloce il Centre Pompidou, come appare oggi il Centre Pompidou. Tutte le scale sono appese fuori, per cui non entrano a ingombrare le piazze libere del centro. Tutti i condotti principali sono messi fuori, sono diventati addirittura, adesso forse li vedremo, vedete le scale tutte fuori, la movimentazione orizzontale che avviene prevalentemente, quasi esclusivamente, sui ballatoi esterni, tutto che è appeso, questi magnifici dettagli costruttivi che sono dettagli tipicamente dell'Ottocento. Sono di fonderia dell'Ottocento, nonostante poi, qui ho avuto dei problemi con mia figlia, questo si chiami Sputnik. Ma dire a un bambino Sputnik, la parola Sputnik, bisogna poi spiegare che cos'era lo Sputnik, il primo satellite, eccetera, eccetera. Ma questo è stato chiamato Sputnik in questa maniera, e questo è quello che vedete. Tutto è fuori, tutto è stato buttato fuori. Tutto è libero dentro, perché le travi Warren funzionano proprio in questa maniera. Si può scavare, si può attraversare qualsiasi. E ciò è dovuto al fatto che non si sapeva cosa ci sarebbe finito dentro. E infatti nel film voi sentite, subito dopo l'inizio, l'apertura del Centre Pompidou, il primo 31 gennaio, 77, sono cominciate le trasformazioni per farlo diventare un museo, eccetera, 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 e tante altre cose. Ma perché era così? Cioè, era un edificio che è nato sulla base dell'interpretazione di quei principi che prima vi ho detto, una grande piazza, e pur tuttavia con dei passaggi, e qui il merito degli architetti è davvero encomiabile, capacità di usare questa coerenza nella concezione dell'edificio e del suo funzionamento per farlo diventare un modo nuovo di rappresentare un tema classico. Noi, i nostri edifici, ne abbiamo uno qui, noi viviamo in un edificio che ha subito una interpretazione straordinaria, che è la creazione di un ponte che entra da una finestra nella Fondazione Querini Stampaglia, una grande invenzione. Ma usare invece la macchina per comporre facciate, e questo è il colore, le dimensioni dei tubi, la varietà dei tubi,
Questo è dovuto allo straordinario controllo esercitato su ogni parte da parte degli architetti. Non sono semplicemente gli ingegneri che fanno gli impianti, che mettono l'aria condizionata, ma qui c'è un lavoro di composizione delle misure, di tutti i condotti, dei loro diametri e via dicendo, che ha definito questo aspetto, questa facciata davvero unica del Centre Pompidou. Non è stato uno scherzo fatto dai pagliacci, dai buffoni di corte al potere, ma il Centre Pompidou è stato davvero il frutto, non è stato lui a concluderlo, di questa politica che, avendo ricevuto il mandato dal grande generale, era stata compiuta da Pompidou. Ridare alla Francia il suo ruolo, e a Parigi in particolare, il ruolo di capitale della cultura del mondo, e come tale in grado di rivaleggiare con tutte le forze, con tutte le nazioni che il primato della Francia volevano mettere in discussione. Questo è stato il risultato del lavoro che questi giovani architetti trentenni hanno fatto. La cosa divertente è che questa filosofia ha portato a far sì che lo spazio nel centro di Parigi sia oggi disegnato dai condotti che portano fuori l'aria viziata di un grande edificio che respira e continuamente a consumare. È forse l'epoca che noi viviamo, nell'epoca in cui anche le utopie del Centre Pompidou sono ormai trascorse. Grazie.